Londra è una città stupenda ed innumerevoli sono i punti di interesse e di incontro che avvicinano persone di ogni età, senza tener poi conto dei luoghi famosi conosciuti in tutto il mondo. Eppure, come ogni città grande, ci sono dei posti poco conosciuti ma molto molto particolari. In questo video ti parlerò dei 5 luoghi segreti di Londra che potrai visitare e che ti lasceranno un piacevolissimo ricordo. Ma prima di tutto, sigla! Il giardino nella chiesa. Sì, hai sentito proprio bene. Uno dei 5 luoghi segreti di Londra si trova ad Aston Hill, vicino alla fermata di Monument. È una vecchia chiesa medievale del 1200 che nel 1666 fu danneggiata dal grande incendio che coinvolse tutta Londra e che subito dopo fu ricostruita e poi nuovamente semidistrutta da un bombardamento durante la Seconda Guerra Mondiale. Che sfiga! Da quel momento si decise di non ricostruirla, ma renderla un giardino pubblico che, con le piante e la fontana sistemate in modo strategico, dà un senso di pace e di tranquillità, pur essendo nel cuore caotico della City. Lungo le rive del fiume Wandle, in zona 3, si scorge un caratteristico ed antico mulino, perfettamente conservato, di proprietà della Wheelhouse Pottery, che è possibile anche visitare. Circondato da un piccolo villaggio nei pressi del sito medievale, troverai inoltre molti ristoranti, negozi, bar e boutique. La zona è ricca di attrazioni caratteristiche in classico stile inglese medievale ed ogni weekend il sito ospita anche il mercatino di prodotti tipici. Il famoso mulino a vento costruito nel 1816 dalla famiglia Ashby per lavorare il grano. Successivamente è stato acquistato dalla città di Londra nel 1957 alla morte dell'ultimo erede della famiglia. Dagli inizi degli anni 2000 è considerato un monumento storico ed è stato aperto anche al pubblico. In zona si organizzano tour molto particolari e la struttura ospita sempre innumerevoli eventi che animano le serate londinesi. Puoi trovare tutti i dettagli e maggiori informazioni sul sito ufficiale di Brixton Windmill. Il link lo trovi nell'articolo pubblicato sul blog di Living London Way. Lo troviamo a Bloomsbury, vicino ad Holborn, un posto particolare essendo costruito con una pavimentazione in marmo siciliano. È davvero un posto magico ed ogni volta che ci andrai ti sentirai un po' a casa. È stato inoltre il primo viale completamente dedicato allo stile non continentale, famoso per la presenza del primo ristorante di Spaghetti House, la prima vera catena di cibo italiano dagli anni 50, la più estesa rete ferroviaria d'Europa. Durante il suo ampliamento hanno dovuto scavare in profondità fino ad intaccare le fosse comuni risalenti al periodo della peste del XVII secolo. Da allora si vocifera che ogni underground abbia un ospite da brividi, le urla di spiriti di bambini, donne con malattie psichiatriche, mummie, uomini e donne uccisi dai datori di lavoro e silenziosi anziani che attraversano i binari. Sono gli avvistamenti più frequenti nella Londra sotterranea. Inoltre ci sono davvero tante fermate della tube che sono state chiuse a favore di una maggiore velocità dei treni. Molte di queste fermate sono appunto considerate fermate fantasma. Durante il periodo di Halloween vengono organizzati dei tour che prevedono una visita anche a queste stazioni da brivido. Insomma, la città, sia di notte che di giorno, custodisce i suoi misteri ed i suoi luoghi riservati. Ora zaino in spalla e vai, esplora questa meravigliosa città. Se questo video ti è piaciuto, metti mi piace e lascia un commento. Attiva le notifiche cliccando sulla campanella accanto al tasto iscriviti se guardi questo video su YouTube, oppure se lo stai guardando su Facebook, metti mi piace sulla fanpage e ricordati di cliccare sul tasto mostra per primi. Per oggi è tutto, ci vediamo al prossimo video e ciao!